Buon ciao raga, benvenuti per la nuova deck profile di Magic. Oggi vi ho portato il mio nuovo mazzetto, il vostro nano della rete. Oggi, dopo aver letto una richiesta di un ragazzo che non è nemmeno, diciamo, del posto, mi ha detto: Fabio, io non tengo 6 soldi, vorrei giocare, vorrei un deck divertente da non spenderci molto. E ho creato, diciamo, budget, siamo intorno, sì, 40 fratto 50 euro, poi dipende sempre dal posto, dove andate o altro. Però più o meno, sì, mediamente state tra i 30 e i 50 euro. Ho creato questo deck. Il deck vi farò vedere è bianco e rosso, però non è Boros, è un mazzetto dinosauro. Boros, ok, sì, come colori c'è bianco e rosso, però è montato sull'archetipo dinosauro di Ixalan, il terrore dei cieli. Ovunque risplende il triplice sole, là possono giungere grandi ali. Questa è una di quelle carte belle di Ixalan. Perciò iniziamo un po', visto che è un po' una deck profile diversa dalle solite. Le altre però più sono montate su un tipo di carta o su un tipo di pensiero che tengo in testa o richiesta, e cerco di creare tutto su quello. In quel modo, diciamo, mentre questo è sul prezzo, perciò creare un deck in base al prezzo è uno, come ti puoi dire, un meccanismo inverso. Siamo con 4 Terrori dei Cieli e 4 Rapdol Implacabili, 2 mana, 3-3 cautela. Ovviamente il mana è bianco e rosso. Oh, deve attaccare o bloccare in ogni combattimento se può farlo. E queste sono le creature a due mana, però andiamo in ordine con il drop a 1. Vale a cercare 4 evocatrici di Kingialli, un mana 0-3, tutti i dinosauri che lanci costano uno in meno per essere lanciati. Per ora vi ho fatto vedere quasi tutti i dinosauri col mana colorato. Lui è il capocaccia di Otepec. Fa la stessa abilità dell'evocatrice, solo che tappandolo dà rapidità a un dinosauro bersaglio. È una 1-2 con due mana. Figa, lei è figa. Come vi ho detto, andiamo a vedere chi ci stava. Ricordiamo che l'uno in meno è soltanto in colore. Sì, perciò diciamo sulle carte multicolori non ha effetto, ha effetto sui quattro sputamorte del Corralino, una 3 mana 3-2 con Infuriare. Infuriare è quell'abilità che ogni volta viene inflitto danno alla creatura, si innesca un effetto. Lui fa due danni a una creatura a bersaglio. 4 al... Avversario. Ah, un avversario, bersaglio, scusate, hai ragione. Stavo pensando a un'altra Sì, cosa. all'altra delle cose delle creature. Lei, 3 mana, 2-3, volare, fa entrare tutte le creature dell'avversario in gioco tappate. E infine, come ultima creatura, un piccolo dinosauro mostruoso, 5 mana, 5-5, travolgere, rapidità. E questo, diciamo, è la base creatura. Poi, tre luci tutelare, un mana bianco, una creatura avversario ha indistruttibile fino a fine turno e si profetizza 1. 4 furie incaute, un mana rosso, 4 danni a una creatura che non controlli, 2 danni a una creatura che controllate. Questa è buona per Serve per utilizzarlo, sì, innescare. per infuriare o sulle creature che in teoria non morirebbero come lei o lei. Poi c'è un bellissimo pompa creatura, più 3 più 0 e travolge con due mana.
Però quando incantate questa, quando gioco, incantate quella creatura, subisce, prende un danno. Però per un più 3 più 0 e travolgere ci sta il danno. Se poi lo possiamo far infuriare il nostro sputamorte, ancora meglio. Due colpi di fulmine. Due mana, 3 danni, qualsiasi bersaglio. Un'occasione di gloria. Lei è una delle bombe del deck. Le creature che controlli hanno indistruttibile. Gioca un turno extra dopo di questo. All'inizio della sottofase finale perdete la partita. Perciò è un tutto per tutto. Lo dovete fare se sapete di vincere o se sapete che il turno dopo morite. Perciò provate a fare il tutto per tutto. Ok. Lei più 2 più 0 a tutte le creature attaccanti. Se ci sono i dinosauri che controlli, hanno anche travolgere. Bella. E infine, le altre carte che alzano un po' il budget sono i due fattori di rischio. 3 mana, un giocatore sceglie di farsi 4 danni, altrimenti di farci pescare 3 carte. E in più la possiamo giocare dal cimitero con la carica d'avvio. Ormai d'obbligo in tutti i rossi. Sì, come l'elfo nel verde. Fattore di rischio. È impossibile che non trovi uno spazio per giocarla. Tranne se non devi proprio controllare o diventa, però è veramente difficile. 4 territori non rivendicati. Scegliete mentre entra in gioco, scegliete un tipo di creatura. Lei dà o mana incolore o mana colorato per giocare quel tipo di creatura. Oh, il faro dei maghi delle gilde, da mani in colore, tappate uno, aggiungo mani qualsiasi colore. Se lo fate per spendere o per giocare una magia creatura multicolore, quella creatura prende più uno più uno addizionale, come il terrore dei cieli o il rapto implacabile. Infine, 6 pianure e 8 montagne. Altrimenti, levate 2 pianure. Scusate, levate 2 pianure. Levate 4 montagne. Alzate un po' il budget, però ci mettete le 4 Shockland, le 4 terre doppie, montagna pianura. E così, diciamo, è il deck completo come io personalmente lo giocherei. Comunque, i mazzi vi faccio vedere, lo sapete. Non sono proprio competitivi, però li potete trasformare tranquillamente in mazzi competitivi. Create la side, poi piano piano cercherò pure io di farvi vedere qualche side o qualche carta che può essere sideata per i determinati colori o contro determinati deck. Detto questo, raga, come sempre, prima di ringraziarvi per la visione e tutto il resto, vi dico, vi chiedo il piacere di supportarci con un like, con un commento, con una richiesta. Vi creo i deck che volete, dei più bei giochi collezionabili di carte collezionabili del mondo, in particolare 3: Magic, Pokémon e Vanguard. Vi auguro una buona vita, raga. Ogni giorno alle 7. Trovate un mio video con lui, che è il bestione più grosso che c'è, almeno in questo deck. Che figo, 5-5-5, trovaci la vita, fighissimo. No, ma è bella la frase, vediamo anche se in inglese mi voglio abbandonare con questa. Il posto più sicuro per stare è la nave, lo sapevo che non dovevo scendere, lo sapevo che dovevo rimanere sulla nave. È fighissimo, è il pirata che cerca di fare l'esploratore, ma ha sbagliato. E niente, grazie a tutti, ciao raga.